Un minuto con Padre Pio in questo periodo di quarantena, oggi dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Foggia, un convento che ha visto la presenza di Padre Pio nel 1916 per diversi mesi. Oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde il 5 aprile del 1965 a San Giovanni Rotondo. Andò a trovare Padre Pio un cardinale importante, era il cardinale Sleepy, Joseph Sleepy. Si tratta di un cardinale che ha subito una serie di persecuzioni nel corso della sua vita, dapprima dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si salvò da una fucilazione, e poi ancora dai sovietici che lo arrestarono e lo condannarono ai lavori forzati. Riuscì a salvarsi per ben due volte da morte certa, così raccontano le cronache. Fu Papa Giovanni XXIII ad ottenere la sua liberazione e qui venne da lui poi nominato cardinale. Padre e capo della Chiesa Cattolica Ucraina, morì 92enne a Roma nell'84 in esilio. Quel giorno, il 5 aprile del 1965, giunse a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio. Voleva conoscere questo frate minore cappuccino. Ebbene, Padre Pio, nel momento in cui entrò nella saletta interna del convento della clausura di San Giovanni Rotondo, dove usava incontrare tutti i suoi ospiti, nel momento in cui vide il cardinale, volle subito baciare la mano. Più volte cercò, ma il cardinale non voleva far baciare la mano a Padre Pio. Quando poi vide che tutti gli sforzi erano vani, chiese almeno di poter baciare la croce pettorale. E chissà, in questo incontro, la cronistoria non ci racconta quello che accadde, ma sicuramente in questo incontro il cardinale le avrà raccontato tutte le sue vicissitudini, tutto quello che aveva trascorso, e avrà avuto modo di colloquiare con Padre Pio. Padre Pio, durante questo incontro, scrivono nella cronistoria, i frati cappuccini, ebbe sempre un grande atteggiamento di umiltà nei confronti del cardinale, che continuamente chiamava Padre mio, Padre mio. Al termine dell'incontro, nel ricevere la benedizione lungamente attesa, si scusò perché non poteva inginocchiarsi.